Questa seconda parte della lezione non ha l'audio originario, perché il giorno che feci la lezione, dopo la pausa, mi dimenticai di settare il microfono nel programma di videoregistrazione. Dunque, complice anche il fatto che poi, causa un problema al disco fisso, ho perduto le slide, mi trovo costretto a commentare a 2 anni di distanza con l'audio, quello che è il video della seconda parte della lezione. Seconda parte che era dedicata al concetto importante nella programmazione, che è la differenza che c'è fra l'indirizzo della RAM nella memoria, nello spazio di memoria virtuale di un certo dato e il dato stesso. Forse complice il fatto che sono entrambi dei numeri, cioè espressi in maniera binaria. Conto forse il complice il fatto che noi confondiamo spesso, non so, il nome di un oggetto, di una persona, con l'oggetto stesso, la persona stessa. Ovviamente un conto è il nome, un conto è l'oggetto, ontologicamente si tratta di due entità differenti. Però fatto sta che gli studenti, alle prime armi, tendono a far confusione fra il nome di una variabile nella programmazione strutturata più avanzata e il valore contenuto dalla variabile stessa. Bene, stiamo vedendo proprio in assembly questa differenza ed è una differenza fondamentale. Quello che nella programmazione strutturata in C vedremo è il nome di una variabile, altro non è che l'indirizzo nella memoria virtuale a cui è presente il dato che è contenuto nella variabile. Viceversa, il dato stesso che è contenuto a quell'indirizzo di memoria sarebbe il valore della variabile e qui li vediamo rappresentati entrambi in assembly in ASM. L con una normale etichetta, con una qualunque etichetta intendiamo l'indirizzo, invece se rappresentiamo l'etichetta fra parentesi quadre, intendiamo il valore contenuto a quell'indirizzo di memoria. Per esempio, vedete lì un'istruzione move AL L1 fra parentesi quadri. Questo significa andare all'indirizzo L1, prendere un valore di un byte. Perché di un byte? Perché poi lo dobbiamo mettere dentro il registro AL, che è un registro fatto di un byte solo, di 8 bit, sarebbe la parte low del registro AX, che così è un byte solo, e quindi l'istruzione dice di andare all'indirizzo L1, prendere quel byte che è lì, e andare a quel byte a scriverlo dentro il registro AL. Questi concetti sono importanti perché poi capire questo significa capire poi dopo i puntatori, che tradizionalmente è un argomento ostico per i programmatori alle prime armi, ma non lo sarà per noi se capiamo bene questi concetti che stiamo vedendo adesso in assembly. Va bene, altra istruzione, assembly. Ecco, move EAX L1. Qui vedete che L1 non è fra parentesi quadre, quindi significa che dobbiamo andare a scrivere dentro il registro EAX non già il dato, che sarebbe poi di 4 byte, perché 4 byte è grande EAX, che presenta l'indirizzo L1, quindi sarebbe il byte che c'è, l'indirizzo L1 più il byte successivo, più il byte successivo, più il byte successivo, ma comunque niente di tutto ciò, perché in realtà L1 non è fra parentesi quadre, quello che dobbiamo fare semplicemente è l'indirizzo L1 in quanto tale andarlo a scrivere dentro EAX. Qui stiamo supponendo che abbiamo un sistema con uno spazio di indirizzamento a 32 bit, chiaramente, perché si vede che L1 è espresso su 32 bit, visto che lo dobbiamo andare a scrivere dentro un registro EAX che è fatto di 4 byte, cioè di 32 bit. Quindi la differenza fra queste due istruzioni che stiamo vedendo sulla slide è che mentre nella prima si va a scrivere dentro AL il valore di un byte contenuto all'indirizzo L1, nella seconda andiamo a scrivere dentro AX l'indirizzo proprio L1. Quindi evidentemente questa istruzione potrebbe essere alla base di un'operazione con i puntatori vista in C. Altra istruzione, move in L1
fra parentesi quadre, ciò che c'è dentro il registro AH. Qui praticamente cosa fa l'istruzione? Va, prende il contenuto, appunto, come appena detto, del registro AH, quindi che è fatto di un byte, e lo va a scrivere dentro il byte contenuto all'indirizzo L1. Perché è un byte e non 2 o 4 o 8? Perché AH è un registro di un solo byte. Altra istruzione. Move EAX LSE fra parentesi quadre. Questo significa metti il byte che trovi all'indirizzo L6 più il successivo, più il successivo, più il successivo, quindi 4 byte dentro il registro EAX. Quindi è chiara la differenza fra la quarta istruzione che vedete qui e la seconda. Nella seconda si andava a scrivere dentro AX l'indirizzo L1, invece con la quarta, che appena scomparsa, andavamo a scrivere dentro AX i 4 byte che c'erano sulla RAM a partire dall'indirizzo L6. Vedete qui che L6 avevamo messo un byte solo, RSB1, e quindi con assembly si possono fare anche queste operazioni, che sono operazioni ovviamente proibite nell'NLC, e cioè quella di andare a mettere dentro il registro AX non una variabile, ma un certo numero di byte presi dalla RAM, indipendentemente come sono stati allocati questi byte. E quindi sono operazioni ovviamente molto potenti che si possono fare in assembly, e molti virus e molto malware è stato prodotto in assembly grazie a questa potenza che ha l'assembly. Ancora un'altra istruzione, add AX L6 fra parentesi quadre, e questo concettualmente e strutturalmente è simile all'istruzione precedente. Bisogna andare all'indirizzo L6, prendere quei 4 byte che troviamo a partire da quello all'indirizzo L6 e i 3 successivi, e andarli ad aggiungere al contenuto di EAX, e il risultato metterlo dentro il registro EAX. Ricordo che la dimensione di questo scambio, di questa operazione in byte, è data dalla dimensione del registro EAX. Anche qui vedete che di nuovo c'è il registro EAX, però al secondo argomento, sostanzialmente fa l'operazione simmetrica, cioè quello di prendere il valore del registro EAX, sommarlo al valore presente all'indirizzo L6 più i 3 byte successivi, e il risultato metterlo dentro i 4 byte che stanno sulla RAM a partire da quello all'indirizzo L6. E a fianco vedete il commento che fa riferimento all'operatore composto che si usa in C più uguale, ma ne parleremo più in là. Move AL L6 copia in L il primo byte della double word che sta all'indirizzo L6. A L6 c'è una double word perché ce l'abbiamo vista poco fa. In realtà a noi ci interessa, si vede con quelle istruzioni solo il primo byte che viene messo in AL. Invece l'istruzione successiva, move in L6 fra parentesi quadri 1, è un errore. Perché? Perché non è qui presente nessuno dei due argomenti e il nome di un registro, e quindi la move non si sa su quanti byte deve essere fatta. Cioè non si sa su quanti byte scrivere uno all'indirizzo L6, se su un byte, su 2, su 4, su 8. Quindi il modo giusto per prendere un valore assoluto e andarlo a mettere sulla RAM è specificare prima dei due argomenti la lunghezza del dato che si vuole scrivere in questo caso all'indirizzo L6. Cioè mettiamo scriviamo 1 all'indirizzo L6 ma su una double word, quindi scriveremo 1 su 32 bit, quindi 31 zeri e un 1 finale. Questo perché abbiamo specificato su quanta sarà lunga
la dimensione del dato che andremo a scrivere sulla RAM a partire dall'indirizzo L6. Lo stack quindi è il terzo segmento di memoria importante che il sistema operativo assegna a un processo quando il programma viene mandato in esecuzione, ed è gestito ed è stato introdotto per gestire i cosiddetti sottoprogrammi. Sottoprogrammi, poi vediamo cosa sono. Intanto quindi lo stack, locazioni contigue di un segmento di memoria, il segmento stack, che vengono riempiti a partire da quella di offset maggiore. Quindi c'è una base dello stack che qui lo vediamo come dovrebbe essere, cioè rappresentato dall'alto, che cresce dall'alto verso il basso. Anche a me mi viene naturale, nelle slide successive sicuramente utilizzerò quest'altra rappresentazione, lo stack che cresce dal basso verso l'alto. Dicevo, il segmento SS del processore contiene quello che è l'indirizzo, cioè la base dello stack. L'altro registro, in questo caso l'Extended Stack Pointer, ESP, invece punta, contiene l'indirizzo della base della sommità dello stack. Sarebbe, lo stack è una struttura dati che viene riempita versando, introducendo da un lato e togliendo dallo stesso lato, quindi con tecnica last in, first out. L'importanza appunto dello stack e la necessarietà dello stack addirittura nella programmazione è illustrare l'importanza e questa necessarietà è il tema adesso di questa parte della lezione, in cui cercherò anche di fare un esempio, una mini animazione per illustrare le funzioni dello stack. Ogni processo deve avere uno stack e sostanzialmente quello che accade è che il sistema operativo, nel passare da un processo all'altro, oppure nel chiamare un sottoprogramma, che è l'esempio che stiamo per fare adesso, utilizzerà lo stack per memorizzare gli indirizzi di ritorno di una chiamata di sottoprogramma oppure anche altri parametri nel caso della programmazione multiutente, però questo è un argomento che esula da un corso base di fondamenti di informatica, appartiene al corso di sistemi operativi. Dunque, abbiamo in mente quindi questa struttura dati in cui i dati vengono immessi da un lato e vengono prelevati dallo stesso lato. Che cos'è a questo punto un sottoprogramma? Un sottoprogramma è una porzione di programma che verrà richiamato probabilmente più volte da un programma principale. E lo vediamo fra poco. Qui la slide invece ci propone le istruzioni fondamentali, la push e la pop, che sono istruzioni macchina che il processore stesso implementa, qualunque processore implementa, che servono per gestire lo stack. Con la push si mettono dati dentro lo stack e con la pop si prelevano dati dallo stack. Per cui vedete, cominciamo dall'alto, c'è l'istruzione push EIP, significa prendi il contenuto del registro Extended Instruction Pointer, che rappresenta, che contiene in quel momento l'istruzione della successiva, l'indirizzo della successiva istruzione che deve essere compiuta dal processore nel programma, e metterlo dentro lo stack. Per cui a un certo punto avevamo un certo valore, un certo grado di riempimento dello stack, indicato lì dall'Extended Stack Pointer, e avevamo 4 byte all'interno dell'Extended Instruction Pointer. Dopo che viene effettuata la push EIP, vedete lì a destra, il livello dell'acqua, cioè dei byte all'interno dello stack, sale di 4, come viene poi indicato dal nuovo valore dell'Extended Stack Pointer, ESP, e questi 4 byte che sono stati immessi all'interno dello stack sono proprio i 4 byte che erano contenuti nell'Extended Instruction Pointer. Quindi questo è l'effetto della push,
che quindi immette dati nello stack facendo salire il livello dello stack, la POP fa esattamente l'operazione opposta. Se io scrivo ad esempio una certa istruzione POP EIP, stante, vedete a sinistra in basso, una certa situazione dello stack, l'effetto della POP è quello di prelevare un certo numero di byte che è dato dall'argomento della POP, dalla dimensione dell'argomento della POP, in questo caso è un registro a 32 bit, quindi 4 byte, vengono presi dallo stack e vengono copiati dentro il registro EIP. Allora, in pratica la push servirà per salvare un indirizzo che mi servirà al termine di un sottoprogramma per ritornare al programma principale, e la POP sarà l'istruzione che verrà eseguita al termine di un sottoprogramma per consentire al flusso del programma stesso di terminare il sottoprogramma e di ritornare al programma principale. In pratica, la push e la pop sono le istruzioni fondamentali con cui si mettono dati dentro uno stack e si prendono dati dallo stack e vengono utilizzati per quello che è stato pensato lo stack, e cioè per effettuare le chiamate ai sottoprogrammi. Poco fa stavo dicendo che cos'è un sottoprogramma. Non si sarebbe diffusa la programmazione, cioè non avrebbe avuto l'importanza che ha avuto nella civiltà moderna, proprio se non ci fossero stati i sottoprogrammi. I sottoprogrammi, stavo dicendo, che sono programmi se stessi che vengono utilizzati dal programma principale per fare operazioni piuttosto importanti e che sono indipendenti dal programma principale, per esempio il calcolo di una funzione matematica, la radice quadrata, la somma degli elementi di un vettore, ne parleremo più in là, cioè operazioni più o meno standard che possono riguardare operazioni matematiche, ma anche operazioni, per esempio, di grafica, che possono essere definite dal programma stesso che stiamo compilando, che stiamo producendo noi, oppure possono essere state questi sottoprogrammi prodotti negli anni passati da altri programmatori ed essere stati raccolti in quelle che si chiamano proprio librerie di sottoprogrammi o librerie di funzioni, perché poi in C questi sottoprogrammi vengono chiamati funzioni o procedure, poi distingueremo fra i due quando parleremo del C. E comunque, sia le funzioni che le procedure sono dei sottoprogrammi, subroutines anche dette. E molti di questi sottoprogrammi sono stati prodotti, dicevo, da altri programmatori nei decenni precedenti, e di fatto la programmazione oggi. Non esistono di fatto programmi, come vedremo anche noi dalle prossime lezioni, non esistono programmi che non fanno uso di altri programmi di libreria che verranno inclusi come sottoprogrammi. Quindi in pratica anche il programma più semplice che faremo noi chiamerà delle funzioni di libreria e le manderà in esecuzione come sottoprogrammi del programma principale. Ma nel momento in cui si manda in esecuzione un sottoprogramma c'è un salto, perché il flusso del programma non seguirà più il normale ordine sequenziale, ma ci sarà un salto, si salterà da una certa istruzione, non a quella che la segue immediatamente nello spazio di memoria virtuale assegnato al code, il code segment, ma si salterà a un altro indirizzo. E questo è un salto abbastanza facile da concepirsi. Quello che sarà difficile, che non si sarebbe potuto compiere senza lo stack, è il ritorno indietro, cioè al termine del sottoprogramma, come si farà a tornare indietro? Si tornerà indietro grazie alla presenza dello stack e all'istruzione POP. In pratica, un sottoprogramma è una sottosequenza di istruzioni che può essere riutilizzata in punti diversi nello stesso programma principale, con dati di volta in volta differenti, vedremo quando parliamo delle funzioni. In assembly, per chiamare un sottoprogramma, cioè per far partire una funzione, diremmo in C, se c'è l'istruzione che si chiama call, e che ha un solo argomento, la destinazione. Destinazione è un indirizzo di memoria. Questo indirizzo di memoria può essere espresso o mediante un registro, per esempio AX, quindi sarebbe il valore del contenuto del registro AX, o può essere una etichetta, come abbiamo visto nelle slide precedenti, messa fra parentesi.
quadre, perché scusate, si intenderebbe che essere il valore presente alla RAM a quell'indirizzo, oppure potrebbe essere espressamente un indirizzo scritto in maniera esplicita, oppure potrebbe essere il risultato di un'espressione aritmetica. La call fa saltare a destinazione il flusso del programma, ma prima, ecco, effettua una push AP, cioè salva, prima di far saltare il flusso del programma, salva nello stack il valore dell'instruction pointer, perché l'instruction pointer in quel momento sta tenendo l'indirizzo di quella che doveva essere la successiva istruzione compiuta dal programma principale, ma che non lo sarà perché la call fa saltare il flusso dell'esecuzione a un altro indirizzo. La RET, invece, è l'istruzione che chiude un qualunque sottoprogramma, quindi una qualunque funzione o procedura, viene chiusa, nel senso che l'ultima sua istruzione sarà una RET. La RET altro non è sostanzialmente che una POP AP, cioè la cosa più importante che fa è recuperare dallo stack l'indirizzo IP che è stato precedentemente salvato, che contiene in quel momento l'istruzione che era successiva alla call nel programma principale. Ecco, spero che questo funzionamento sarà chiaro dall'animazione che andremo a compiere fra poco. Quindi l'importante è capire, non tanto ricordare, perché c'è niente da ricordare, l'importante è capire il meccanismo fondamentale che sta alla base della call e della RET, perché questo meccanismo è la base praticamente è contenuto e viene eseguito da qualunque programma che viene utilizzato oggi in qualunque computer, perché non esistono programmi che non fanno uso di funzioni di librerie, quindi non esistono programmi che non mandano in esecuzione dei sottoprogrammi. Ok, quindi abbiamo già detto l'argomento della call, che è un indirizzo di memoria. E qui call AX si intende di nuovo che probabilmente abbiamo a che fare con un sistema di elaborazione con spazio di indirizzamento a 32 bit, come anche si vede nel terzo esempio, dove c'è un valore esadecimale esplicito rappresentato su 4 byte. In realtà è rappresentato su 2 byte, chiedo scusa. E questo significa che quelli precedenti erano tutti 0. Dobbiamo attendere. Adesso mi pare di ricordare che avevo predisposto una semplificazione di questi concetti fatta mediante una specie di sequenza di slide, che doveva dare il senso di un'animazione. Ancora qualche attimo.
Allora, supponiamo si inizia di avere un segmento dello segmento codice, uno spazio virtuale, dove vedete in azzurrino rappresentate le istruzioni di un programma principale, a partire dall'indirizzo FFF0000, chiaramente sta lì in maniera puramente indicativa. Poi vedete nella parte bassa, il segmento di memoria di sinistra, che è il segmento codice nel nostro programma, che c'è una parte in verdino, che sarebbe la parte di codice relativa al sottoprogramma, quindi funzione o procedura. E a destra invece vedete la sezione dello stack. Dunque supponiamo che l'esecuzione del programma stia eseguendo sequenzialmente il codice azzurro del programma principale che vedete lì nella sinistra della slide. E supponiamo di avere all'inizio, che stiamo eseguendo in quel momento, un'istruzione composta di 2 byte, un'istruzione macchina binaria, quindi composta di 2 byte, quello che è all'indirizzo 0 e quello successivo all'indirizzo 1, con quei 2 byte che vedete lì in alto a sinistra nella parte azzurra del codice. Supponiamo che a un certo punto, come dicevo nella destra, la sezione stack sia una sezione generica che lì vedete. Il processore nella fase di fetch raccoglie questa istruzione che riconosce la sezione di 2 byte, per cui l'indirizzo AIP, in quel momento, quando si accorge che l'istruzione di 2 byte, viene settato all'indirizzo dell'istruzione successiva, che sarebbe l'indirizzo 0010. Ecco, vedete, FFFF0010 viene scritto l'indirizzo AIP dentro il registro AIP, quello è l'indirizzo della successiva istruzione. Viene eseguita l'istruzione costituita da quei 2 byte, che non sappiamo che istruzione è, ma viene eseguita, successivamente viene eseguita l'istruzione che è l'indirizzo 0010, perché quello è l'indirizzo che è scritto dentro l'extraction point, l'extended extraction point in questo caso. Supponiamo che anche questa istruzione sia un'istruzione di 2 byte. Per cui successivamente sarà eseguita una fase di fetch, ecco come è rappresentato adesso da questo arco, in cui si andrà a prelevare la successiva istruzione all'indirizzo 0010. Nella fase di fetch il processore riconosce che qui è un'istruzione composta di 2 byte e quindi aggiorna immediatamente l'instruction pointer all'indirizzo 0100. Perché? Eccolo qui. Come vedete, 010 FFFF0100, perché FF0100 è l'istruzione della successiva istruzione che deve essere compiuta dopo questa seconda istruzione di 2 byte. Ma l'istruzione all'indirizzo 0100 è una call, è una chiamata a un sottoprogramma, cioè una chiamata a funzione, e mi farebbe saltare, lei sarebbe di 2 byte, e quindi avrebbe di per sé, e dopo di lei, da mandare in esecuzione l'istruzione all'indirizzo 0110. Ma in realtà lei fa fare alla programmazione, al flusso del programma un salto, perché la successiva istruzione che verrà eseguita dopo la call è quella all'indirizzo 1010, che è l'argomento della call stessa, FFFF1010, che sarebbe l'indirizzo dove c'è la prima istruzione della funzione del sottoprogramma in verde, come vedete. Però per far questo, prima di fare questo, viene salvato sullo stack, la call salva sullo stack mediante una push AIP l'indirizzo FFFF0110, cioè l'indirizzo dell'istruzione che doveva essere eseguita dopo di lei. A questo punto, avendo salvato sullo stack l'indirizzo della successiva istruzione, come vedete, il livello dello stack sale, quindi abbiamo che l'ultimo dato immesso è rappresentato adesso da ESP, dall'indirizzo Extended Stack Pointer. Avendo salvato l'indirizzo di ritorno, si può effettuare effettivamente il salto rappresentato dalla freccia rossa e quindi viene eseguita l'istruzione che è l'indirizzo 1010, che era l'argomento della call, cioè parte il sottoprogramma. Prima istruzione sottoprogramma, nella fase di fetch viene riconosciuta un'istruzione di 2 byte, quindi a questo punto l'extraction pointer viene aggiornato all'indirizzo 1100, che sarebbe l'indirizzo della successiva istruzione del sottoprogramma,
viene fatto il fetch di questa, viene riconosciuta un'istruzione di un byte solo, per cui l'indirizzo di station pointer viene aggiornato a 1101 e viene eseguita a questo punto la RET. La RET, come dicevo prima, è altro non è che una POP AP. È l'ultima, deve essere per forza l'ultima istruzione di ogni programma, quindi di ogni sottoprogramma. Non so se è notato che anche la parte azzurra, cioè il programma principale, è conclusa da una rete. Ecco, in pratica quello che viene fatto è la POP, quindi l'extended stack pointer scende di 4 byte e quei 4 byte che erano stati salvati vengono utilizzati, grazie alla POP, per riempire l'extended instruction point, che diventa FFFF0110. E quindi c'è il salto indietro rappresentato dalla freccia blu. Quindi, dopo che è stato compiuto il sottoprogramma in verde, si riprende l'esecuzione del programma in azzurro, cioè che era il programma principale, a partire dall'istruzione che compariva dopo la call nel flusso di programma originario. È evidente che a questo punto si andrà avanti fino a quando anche il programma principale, quello in azzurro, effettuerà la sua RET. E quello che accadrà quindi al termine del sottoprogramma è che del programma in azzurro è che anche il programma in azzurro dovrà restituire il flusso del programma a qualcuno. Come vedrete nel corso di sistemi operativi, questo qualcuno a cui il programma principale restituirà il controllo della CPU, altri non è che il sistema operativo, che è quello che manda in esecuzione tutti i programmi, e quindi questo meccanismo sarà illustrato nel corso di sistemi operativi. Adesso non possiamo addentrarci in un argomento che ci porterebbe fuori dal corso di fondamenti di informatica. Ecco, io spero che questa animazione essenziale, insomma, abbia, non dico del tutto chiarito, però abbia perlomeno sufficientemente illustrato il funzionamento della call, che è soprattutto costituita da una push AP, e della RET, che è specificamente costituita da una POP AP. Mediante la call si fa il salto alla prima istruzione di un sottoprogramma, della funzione, e mediante la RET, che deve chiudere la RET, il codice del sottoprogramma, si ritorna, grazie alla presenza del segmento stack, a eseguire l'istruzione che era nel programma chiamante era successiva alla call. Perché dico nel programma chiamante e non nel programma principale? Perché anche il codice che qui vedete in verde potrebbe a sua volta chiamare una funzione. E questa funzione in rosa chiamerà un'altra funzione e così via. Ma ovviamente queste chiamate non potranno essere interallacciate, nel senso che non si potrà scendere da una funzione a quella che l'ha mandata in esecuzione fin quando che questa funzione che è stata mandata in esecuzione non ha terminato con questo meccanismo. Però con questo meccanismo che cosa avremo? Avremo che ogni chiamata di funzione farà salire il livello dello stack. E in casi particolari, come per esempio quando si utilizzano le funzioni ricorsive, questo potrebbe comportare un esaurimento dello spazio disponibile nello stack. Poi vedremo anche nella memoria dinamica che in realtà il segmento stack si riempie, come avete visto nella prima slide, dall'alto verso il basso, ma in realtà c'è anche nello stesso spazio del segmento stack viene anche gestita la cosiddetta memoria dinamica, che vedremo in una parte avanzata di questo corso, quando parleremo della memoria dinamica, appunto. E quindi lo stesso segmento stack viene riempito dalla memoria dinamica dal basso verso l'alto. E quindi memoria dinamica e chiamate ricorsive possono contribuire a far sì che il segmento stack si colmi e si vada in errore, nell'errore di esecuzione viene detto stack overflow, e questo comporta l'interruzione il programma abortisce. Questo che state vedendo è quello che sarà l'argomento della prossima lezione, cioè vedremo
Nella prossima lezione, come viene programmato, viene programmato e compilato, per meglio dire assemblato, un programma in assembly, facendo anche utilizzo di un programma scritto in C. Ecco, questo sarà, lo schema, lo riprenderemo nella prossima lezione.